stampa è stato restaurato grazie alla capacità. Il valore riabilitativo e sociale dello sport torna ad attualità grazie alla WISP del Comitato Territoriale di Pesaro Urbino, che ha donato un nuovo cortile alla sezione femminile del carcere di Villa Fastigi. L'operazione di restauro è stata realizzata in collaborazione con la ditta Far Costruzioni, una donazione, ha detto la direttrice dell'istituto penitenziario Annalisa Gasparro, che ha un valore sociale molto importante per quella che è l'unica sezione femminile nelle Marche e che ad oggi ospita circa 20 detenute. È l'unica sezione femminile della regione Marche, è una sezione piccolina, però ecco, è peculiare proprio perché ospita donne e quindi è una condizione molto particolare come persone e come figlie, come madri. Ci sono diversi vissuti che si intersecano appunto con la condizione di donna privata della libertà personale, per cui appunto comprenderete quanto sia importante questa donazione. Attraverso questa donazione passa un messaggio fortissimo di prendersi cura della persona e quindi di far leva sulla dimensione sportiva, dell'attività sportiva. Considerate che anche l'ordinamento prevede che la permanenza all'aria aperta, per cui questo lo progettato, sia destinata principalmente all'esercizio dell'attività fisica, quindi attraverso questa donazione si veicola un messaggio di potenziamento della pratica sportiva in carcere, laddove ben si può comprendere quanto appunto la detenzione porta anche inevitabilmente un prolungato stato di inerzia, perché non ci sono sempre o comunque in tutti gli istituti quelle attività, palestre, insomma non sarà mai come essere appunto nella società libera, per cui ecco, già l'ordinamento si avvedeva di questa particolarità e oggi lo vediamo sotto i nostri occhi. Da 40 anni la WISP opera nelle case circondariali per introdurre il valore sociale ed educativo dello sport, che porta al benessere psicofisico, dice Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, che oggi ha raggiunto il carcere di Pesaro. Sono persone, le persone che si trovano ad essere recluse. Lo sport può fare tanto e la WISP porta in decine di istituti penitenziari del paese, ecco, lo sport di base, lo sport sociale, lo sport come diritto. È da 20 anni che siamo qui alla casa circondariale di Villa Fastigi, col calcio inizialmente, col corso arbitri, abbiamo fatto anche delle gare interne. Adesso negli ultimi anni ci siamo concentrati sulla sezione femminile, che sono 21 ragazze, e con la ginnastica e la pallavolo. Prima una fase di bonifica delle pareti, poi la posa del pavimento, una superficie antiurto realizzata in gomma riciclata. Successivamente verrà inserita una vela per offrire zone d'ombra e una rete da pallavolo. Chi ha svolto il lavoro ci racconta di una reazione di stupore mostrata dalle detenute. Beh, la reazione è stata all'inizio di stupore, perché non capivano prima di tutto come mai ci fossero delle persone esterne all'interno del carcere, degli uomini all'interno del carcere femminile, quindi un po' di stupore, ci hanno osservato tutto il giorno, ci chiedevano continuamente cosa facessimo e gli abbiamo un po' spiegato che era un intervento di ripristino del loro spazio abitativo, proprio per farle stare un pochettino meglio nella condizione in cui si trovano.